Nel tutorial di oggi faremo insieme questo top granny. Non vedevo l'ora di farlo, mi sono sempre piaciuti un sacco e quest'anno che sono tornati di moda non potevo non farvelo. Spero tanto che vi piaccia, è super semplice e nel tutorial vi spiego come strutturare il top per tutte le taglie, ma è davvero semplicissimo, basta aggiungere o togliere mattonelle. Potete farlo crop come l'ho fatto io, potete farlo proprio come top facendolo ancora più corto o come canottiera facendolo più lungo. Il mio top è una taglia SM e ha una circonferenza di poco meno di 80 cm ed è alto in tutto 38 cm. E per farlo ho utilizzato 170 grammi di filato circa, cioè poco più di un gomitolo di bianco e meno di un gomitolo di tutti i colori che ho utilizzato. Per il mio top ho utilizzato il Drop Slow View 9, che è un cotone, da lavorare con uncinetti da 3 mm e ho usato un uncinetto da 3 mm, ma potete utilizzare in realtà un qualunque cotone che sia da lavorare più o meno con un uncinetto da 3 mm, quindi per esempio anche il Catania. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto, se lo rifarete, come lo rifarete e se lo fate ricordatevi di condividere con me le vostre foto. Sapete che potete taggarmi in Instagram oppure condividerle con me nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo. Lo estraiamo e tiriamo e lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. E da qui iniziamo il primo giro che lavoreremo tutto in questo cerchietto. Iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e un archetto di 3 catenelle, quindi in tutto 6 catenelle. Ed ora lavoriamo nel cerchio triplette di punti alti separate da 3 catenelle e se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina. Quindi 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e ripetiamo 3 punti alti 3 catenelle per altre 2 volte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 punti alti, 3 catenelle e al nostro primo giro che è fatto di 4 triplette di 3 punti alti mancano 2 punti alti alla prima tripletta, quindi qui lavoriamo altri 2 punti alti, 1 e 2 e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il primo giro, 4 triplette di punti alti separate con 3 catenelle. Il giro lo inizieremo sempre in questo modo, con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e 3 catenelle per l'archetto d'angolo. Poi lavoriamo tutto il giro e alla fine ci resta sempre da completare la prima tripletta lavorando ancora 2 punti alti. Con il giro 1 creiamo il quadrato, con il giro 2 lavoriamo i 4 angoli del quadrato, quindi della mattonella. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del nuovo colore, estraiamo, entriamo in uno qualunque degli archetti
e portiamo fuori l'asola. Iniziamo il giro 2 come abbiamo detto. 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, 3 catenelle per l'archetto. E in questo angolo serve ancora una tripletta, quindi 3 punti alti in questo stesso archetto. 1, 2, 3. Sui lati separiamo le triplette con una catenella, 1, e lavoriamo un angolo nel prossimo archetto. Un angolo vuol dire 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 punti alti, 1, 2, 3. E le triplette dei lati le separiamo sempre con una catenella. E ripetiamo in questo modo, nel prossimo archetto un angolo, cioè 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, e separiamo con una catenella, e continuiamo così per completare il giro, e alla fine completiamo anche la prima tripletta. Ho lavorato tutto il giro, e a questo punto manca solo da completare la prima tripletta del primo angolo, quindi qui lavoriamo 2 punti alti. 1, 2 e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E in questo secondo giro abbiamo creato gli angoli, abbiamo lavorato i 4 angoli della mattonella. In ogni angolo sempre lavoreremo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. E separiamo le triplette sui lati con una catenella. Per il terzo giro iniziamo esattamente come per gli altri. Prepariamo un nodino iniziale, entriamo in uno degli archetti d'angolo e portiamo fuori l'asola. E iniziamo con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle. 3 catenelle per l'archetto e completiamo quest'angolo con una tripletta di 3 punti alti. 1, 2, 3. Separiamo le triplette sui lati con una catenella e lavoriamo una tripletta sul lato, qui dove c'è l'archetto. 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella di separazione, un angolo nell'archetto d'angolo, 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 punti alti, 1, 2, 3 e una catenella di separazione. E in questo modo completiamo tutto il giro. Negli archetti sui lati lavoriamo una tripletta di punti alti, negli angoli lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti e separiamo le triplette sui lati lavorando una catenella. Continuiamo così per completare tutto il giro e alla fine completiamo anche l'ultima tripletta d'angolo, lavorando 2 punti alti nel primo archetto. In questo modo completiamo la prima tripletta. Questi 2 punti alti e il primo. In questo caso però non chiudiamo con un punto bassissimo, tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Per la chiusura invisibile entriamo nella quarta catenella, 1, 2, 3, nella quarta, prendendo la catenella in questo modo,
e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto alto, qui. In questo modo formiamo una catenella aggiuntiva e la chiusura è perfetta. Qui dietro facciamo un nodino. E in questo modo possiamo chiudere la mattonella appunto in maniera perfetta. E questa è la mattonella che ci serve per fare il top. Ci bastano 3 giri. Lavoriamo i primi 3 giri completamente solo per la prima mattonella. Per tutte le altre lavoriamo i primi 2 giri e poi lavorando il giro 3, cioè quello bianco, uniamo le mattonelle insieme. Vediamo come. Iniziamo a lavorare il giro 3 normalmente e poi su uno degli angoli iniziamo ad agganciare le mattonelle. Le mettiamo dritto con dritto, tutte e due sono con il dritto verso l'alto, e usiamo gli archetti per agganciare una mattonella all'altra. L'archetto d'angolo ha 3 catenelle, quindi facciamo 1, poi prendiamo la mattonella, entriamo nell'archetto, in questo momento i rovesci delle mattonelle si guardano, si toccano, entriamo nell'archetto, lavoriamo la seconda catenella, 2 e poi 3 e finiamo l'angolo con l'ultima tripletta, 1, 2, 3 e in ogni archetto, quindi adesso dovremmo fare una catenella, uniamo le due mattonelle. In questo caso sul lato abbiamo una sola catenella e quindi la usiamo per unire. Entriamo nell'archetto corrispondente dell'altra mattonella e lavoriamo la catenella. Poi torniamo sulla mattonella che stiamo lavorando e lavoriamo la tripletta sul lato. 1, 2, 3. Uniamo il prossimo archetto con una catenella, una, e lavoriamo l'angolo, 1, 2, 3. L'archetto d'angolo, come sappiamo, ha 3 catenelle, quindi una, la seconda la usiamo per unire, 2 e 3, e completiamo l'angolo con l'ultima tripletta, 1, e questo è il risultato. Ora ovviamente basta completare il terzo giro lavorando normalmente. Questo quando devo unire due mattonelle su un solo lato. Ora vediamo come unire su 2 lati ed eventualmente poi è abbastanza ovvio come unire sui 3 lati. In questo caso per esempio dobbiamo con il giro 3 unire 2 lati. E così vi faccio vedere anche come agganciare l'angolo quando abbiamo già 3 mattonelle cucite insieme o 2 come in questo caso. Vediamo come lavorare per unire unendo già dal primo angolo. Quindi agganciamo l'asola come sempre, lavoriamo 3 catenelle per il primo punto alto e nelle 3 catenelle per l'archetto lavoriamo una catenella normalmente. Poi uniamo l'angolo lavorando la seconda catenella e poi lavoriamo anche la terza. Completiamo come sempre l'angolo con 3 punti alti. 1, 2, 3. Uniamo tutto questo lato come abbiamo imparato e poi uniamo
la mattonella sull'angolo, quindi una catenella, con la seconda uniamo l'angolo e qui abbiamo tutti i fili, tutti i punti che hanno unito le altre mattonelle. L'importante è che entriamo, diciamo, al centro dei punti prendendo almeno due fili e qui lavoriamo la seconda catenella, la terza e proseguiamo unendo anche tutto questo lato, quindi completiamo l'angolo e uniamo anche il lato corrispondente. Adesso noi abbiamo il lavoro messo in questo modo, dobbiamo unire anche questa mattonella a questa, quindi come abbiamo imparato con gli archetti, con le catenelle degli archetti, uniamo e uniamo anche questo angolo, quindi una catenella normalmente, una catenella per unire e anche qui che abbiamo il punto con cui la catenella con cui abbiamo unito queste due mattonelle, entriamo in modo da prendere sempre due fili in maniera che il lavoro sia più stabile. Una catenella, la terza e proseguiamo completando normalmente il giro 3 e alla fine chiudiamo il giro normalmente con la chiusura invisibile come abbiamo imparato, entrando nella quarta catenella e poi al centro della catenella dell'ultimo punto. Se non volete fare la chiusura invisibile perché vi sembra troppo laborioso, potete chiudere il terzo giro come tutti gli altri, con un punto bassissimo sul primo punto alto, quindi la terza catenella, e poi una catenella di sicurezza e tagliare il filo. Io faccio così perché c'è una finitura migliore. Ed ora vediamo un po' come strutturare il nostro top. Ed è semplicissimo. Dobbiamo partire facendo una mattonella e poi tutta una striscia lunga quanto ci serve per la circonferenza del nostro top. Io per esempio per il mio ho visto che mi bastano 11 mattonelle. Fatte le 11 mattonelle, con l'undicesima uniamo in cerchio unendo un lato e poi lavorando un lato dritto normalmente, insomma, e unendo poi l'altro. Ed è la stessa identica cosa che abbiamo fatto quando abbiamo lavorato questa canottiera. Eravamo partiti da un quadrato, poi abbiamo fatto tutta la striscia e con l'ultimo abbiamo unito in cerchio. Quindi se vi serve potete andare a vedere anche questa per capire come unire in cerchio, ma penso che sia decisamente intuibile visto che abbiamo imparato come unire le mattonelle. Una volta che abbiamo creato la circonferenza, basta andare avanti a fare quadrati e poi unirli sul lato del primo giro, diciamo così, e poi tra di loro. E facciamo tante strisce, quante ce ne servono, per l'altezza che vogliamo per il nostro top. Se lo vogliamo corto ne facciamo meno, se lo vogliamo tipo canottiera ne facciamo di più. E se vogliamo che sia una canottiera, quindi se vogliamo che verso i fianchi si allarghi leggermente, come vi ho consigliato per questa canottiera, lavorate fino, diciamo, a sotto la vita con l'uncinetto che avete scelto e poi tutte le mattonelle per fare la parte bassa della canotta le fate con un uncinetto di mezza misura in più. In questo modo i quadrati saranno un po' più grandi e sulla parte bassa la canottiera si allargherà un po'. Continuiamo quindi a fare mattonelle e ad unirle in questo modo e magari via via nascondere un po' di fili fino ad ottenere tutto il corpo del nostro top. Io per il mio top ho lavorato 4 strisce di mattonelle e per me va bene così, però voi se volete potete farlo più lungo e come abbiamo detto potete utilizzare verso la fine un uncinetto di mezza misura più grande se vi serve che la maglietta, la canottiera si allarghi un po' sui fianchi. E poi definiamo dove mettere le spalline. Il mio top ha una circonferenza di 11 mattonelle e ho deciso di ripartire le spalline lasciando
due mattonelle di spazio tra le spalline sul davanti e una sola sul retro. Una spallina l'ho già fissata, l'altra la fissiamo insieme per vedere come fare. Ma la posizione delle spalline dipende da quante mattonelle ci sono nella vostra circonferenza, quindi potrebbe variare. Se anziché avere 11 mattonelle nella circonferenza ne aveste 13, per esempio, probabilmente potreste lasciare uno spazio in più anche dietro e forse anche davanti. Il modo migliore è provare il top e vedere dove posizionare le spalline. Ed ora vediamo come agganciare, come cucire l'ultima mattonella delle spalline. Le altre ovviamente le cuciamo esattamente come abbiamo fatto per tutto il resto del top. Iniziamo il terzo giro come abbiamo imparato, lavorando 3 catenelle per il primo punto alto e poi ci servono le 3 catenelle per l'archetto. Ne lavoriamo una e cominciamo ad agganciare la spallina nel punto in cui la dobbiamo agganciare. Con la seconda catenella dell'archetto agganciamo e poi lavoriamo anche la terza e proseguiamo a lavorare tutto questo lato agganciandolo all'altra mattonella. Ho cucito la mattonella al resto della spallina e ho lavorato anche tutto l'altro lato. E adesso cuciamo la spallina alla maglietta. Sul punto in cui abbiamo deciso, abbiamo detto che sul retro lascio solo una mattonella di spazio e quindi ci agganciamo qui. Sempre guardando il dritto del lavoro, una catenella per l'archetto d'angolo, con la seconda agganciamo, la terza e proseguiamo. Completiamo anche l'ultimo lato normalmente. E in questo modo agganciamo le spalline e il top è pronto. Ora non resta che nascondere tutti i filetti. Lo possiamo fare con un ago senza punta, come abbiamo sempre fatto, passando attraverso i fili dei punti. Oppure lo possiamo fare utilizzando questo attrezzetto che è fatto apposta, ha un uncino sulla punta con un ferretto che tornando indietro si chiude, intrappola il filo e lo fa scorrere. Io di solito utilizzo questo quando ci sono lavorazioni granny perché siccome ci sono tantissimi fili da nascondere ci aiuta a risparmiare tempo. Questo io l'ho acquistato in merceria, ma ho visto che lo trovate anche su Amazon. E anche per oggi abbiamo terminato. È inutile che vi dica che sono soddisfattissima del risultato. Non vedevo l'ora di farvi un top come questo e quest'anno che il granny è tornato di moda non potevo non proporvelo. Spero tanto che vi piaccia, che lo rifacciate in tutte le versioni che volete, più corto proprio come un top o più lungo come una canottiera o come vi piace di più. Se il tutorial vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video e se vi va condividete il video con le persone che amano l'uncinetto perché potrebbe essere utile anche per loro. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!